adatto completamente il vostro pianeta, trovandolo altamente progredito, prospero in senso materiale, confortevole per gli abitanti e pacifico, oserei dire. Eppure lei afferma che siete in guerra, ma non se ne vede traccia. Le vittime fra la nostra popolazione civile variano da 1 a 3 milioni ogni anno a causa degli attacchi nemici. Questo è il motivo, capitano, per il quale vi ho detto di star lontani. Finché la vostra nave è nell'orbita del nostro pianeta, corre serio pericolo. Con chi siete in guerra? Col terzo pianeta del nostro sistema, si chiama Vendicar. In origine abitato dalla nostra gente, ora nostro acerrimo nemico, molto avanzato tecnologicamente. Vi prego di scusarmi, un attacco da Vendicar. Mea, occupati dei nostri esseri. Strano, a dir poco. Non durerà molto. Non corre al rifugio? Non ci sono rifugi, capitano. Sono frequenti gli attacchi. Oh, sì. E risponderemo immediatamente. Cosa c'è? Un bombardamento, proprio qui in città. Ha sentito qualche esplosione, signor Spa? No, capitano. Sottufficiale Tamora? Signore? Veda sul tricorder. Controlli se registra qualche dato. Funziona, signore, ma non segnala niente. Mea, se questo è un attacco, posso chiederle che armi usa il nemico? Bombe a fusione, materializzate dal nemico sul bersaglio. Capponte, Scott. Qui Scott, capitano. I rilevatori sono sempre operanti? Naturalmente, signore, come ha ordinato. Qualcosa di insolito? Niente, signore, tutto tranquillo. Grazie, chiudo. Guardi, Anna. Sì, lo vedo. Erano avvertiti. Proprio come è successo 50 anni fa. Prepara un distaccamento di sicurezza. Ce ne sarà bisogno. È stato un attacco terribile, direi catastrofico. Fortunatamente le nostre difese sono salde, ma le vittime sono molte. Moltissime. Signore, mi sono messo in contatto con la mia astronave, che ha l'intero pianeta sotto sorveglianza. Durante questo vostro preteso attacco, vi abbiamo controllato. Non c'è stato nessun attacco, né esplosioni, né radiazioni, né perturbazioni di alcun genere, se questo non è altro che uno scherzo. Non è uno scherzo, capitano. Mezzo milione di vittime. Metta in funzione le unità d'attacco, sa. Sì, signore. Passi subito al contrattacco. Computer, capito? Fanno la guerra coi computer, completamente. Esatto. I computer.